Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo video. È uscito Orion, il nostro nuovo programma di allenamento. Non si chiama Orion, tra parentesi, perché so che già tanti lo stanno chiamando Orion. No, è Orion, si pronuncia Orion. Ho deciso il nome inglese, vi dico alla fine del video perché si chiama così. Ok, quindi andiamo a stringere. In questo video ve lo presenterò. Ora, se non siete familiari con i nostri programmi di allenamento, andate a dare un occhio qua su YouTube sui diversi video che li descrivono. Quindi abbiamo, a partire da Zeus, il primo programma che abbiamo lanciato per la fase di off season, c'è Kratos, c'è Ade, abbiamo il programma di power building tra virgolette che è Hercules, i programmi del Cat, Vulcano, Icarus, i programmi femminili, quindi Venus ed Hera. Abbiamo tantissimi programmi che si basano sul miglioramento di variabili diverse, su impostazioni diverse, su metodi differenti, quindi non sono un unico grande metodo che viene applicato, ma sono tanti differenti metodi, ogni volta da utilizzare in funzione di quello che è il vostro contesto e le vostre necessità specifiche. Questo è importante capirlo perché Orion è proprio questo, cioè un programma che è diverso, è un unicum rispetto agli altri, e in questo video cercherò di spiegarvi esattamente come contestualizzarlo e su cosa si basa. Quindi partiamo dal contesto che è un programma per l'off season, un programma in generale per l'ipertrofia, può essere utilizzato sicuramente anche per una fase di contest prep, una fase di ricomposizione corporea, però non è pensato a questo scopo, quindi sicuramente può essere efficace in quel senso, anzi molto della metodologia di Orion io vado ad utilizzarla nelle ultime settimane di preparazione degli atleti, quando sto in una fase di reverse, quando vado a reinserire i carboidrati eccetera eccetera, però sicuramente è un programma molto più azzeccato per l'off season. E l'idea di base di questo programma è che è utile per l'intermedio che ha bisogno di migliorare la forma e l'esecuzione, ma anche l'avanzato dopo che ha seguito un programma e una fase di progressive overload in generale, o comunque ha costruito tanti carichi per tornare un po' alla base. Quindi c'è un po' un ritorno a una visione muscolocentrica, quindi mettiamo da parte il carico e ragioniamo un attimo sul muscolo. Allora, Orion si basa su diverse fasi. Innanzitutto è costituito da 8 microcicli di lavoro. Ogni microciclo dura 2 settimane, ma innanzitutto il primo microciclo dura 4 settimane, quindi deve essere protratto per 4 settimane in modo da prendere confidenza con tutto, e poi ogni singolo microciclo, nel caso in cui sia richiesto, può essere ripetuto 2 volte, quindi può durare fino a 8 settimane. Quindi c'è un periodo di applicazione Orion che va dalle 16 settimane fino alle 32 settimane di lavoro. Generalmente, più che 16-20 settimane fino alle 32 settimane di lavoro, questo è più o meno l'average di applicazione, quindi è una fase di off season vera e propria che può essere anticipata da un periodo di contest prep, quindi potete iniziarlo subito dopo la vostra fase di contest prep o la vostra fase di rebound, e dovrebbe comunque essere seguito da una fase di mini cut successivo, perché spingerà le calorie molto molto alte, e questo è funzionale a come è impostato il programma. Allora, sono, come detto, 8 microcicli di lavoro e sono divisi in 3 fasi principali. Una prima fase che è una fase di preparazione. La fase di preparazione sono i primi 2 microcicli e ha lo scopo di iniziare ad assecondare un attimo quelli che sono i carichi, quindi sentire bene i carichi, sentire bene gli schemi motori, quindi prendere confidenza con la struttura del programma. Quindi vogliamo trovare il carico ideale, vogliamo prendere la forma ideale, l'esecuzione ideale, prendere confidenza su come è strutturato il programma, prendere confidenza su come è strutturato il programma e spingere in questo senso. Quindi fase di preparazione iniziale, da là c'è una seconda fase di carico in cui inizieremo ad aumentare i carichi sui diversi esercizi, quindi andiamo un po' più alla ricerca del carico, strutturare un carico di base, cercare un po' un progressive overload, e infine un'ultima fase di blasting in cui andiamo a shiftare su una componente di tonnellaggio, quindi il volume e l'intensità in realtà non cambiano, c'è un lieve aumento dell'intensità percepita nel corso del programma, però quello che cambia tanto è il QT, il tempo di durata delle singole serie, quindi saranno serie che sono sempre fisse, però dureranno di più. Quindi se vogliamo vedere il volume in termini di tempo totale sotto tensione, che è un modo di vedere il volume, allora c'è un aumento del volume graduale, questo sì, ma non c'è un aumento del volume in termini di serie allenanti. Quindi, ricapitolando, una fase di preparazione, una fase di costruzione del carico, infine una fase in cui cerco di shiftare questo carico che ho costruito su tempi sotto tensione dal punto di vista di volume di singole serie molto più lunghi, e questo richiederà un substrato energetico molto importante. Arriviamo a tempi sotto tensione per le singole serie che in alcuni casi sono di 3-5 minuti, quindi 3-5 minuti sotto tensione vi assicuro che sono veramente veramente brutali, però calzano perfettamente allo scopo. Ora, la struttura e la caratteristica principale del programma è che c'è un'individuazione e un parametrare, quello che è il tempo di esecuzione, quindi un approccio, se vogliamo, alla Poliquin o successivamente alla Ben Pook, in cui sostanzialmente abbiamo la distinzione di una fase eccentrica, una fase di massimo allungamento, una fase concentrica e una fase di massimo accorciamento, in quest'ordine. Quindi
con ogni esercizio, quasi tutti gli esercizi, abbiamo individuato questo tempo di esecuzione, quindi quanti secondi devi durare la fase eccentrica, quanti secondi devo rimanere in massimo allungamento, quanti secondi devi durare la fase concentrica e quanti secondi devo rimanere in massimo accorciamento, nella maggior parte dei casi in uno squeeze. Questo perché è molto importante? Perché ci permette di standardizzare ancora di più l'esecuzione, cosa che dovrebbe essere fatta a priori, però nel caso di Orion i tempi di esecuzione sono molto lunghi, quindi non si tratta semplicemente di fare un'eccentrica magari di 1-2 secondi e poi sparare la concentrica in maniera esplosiva, ma si tratta veramente di fare magari eccentriche che durano 6-8 secondi, 2 secondi di fermo in basso, tutto per cercare di avere, come detto, una visione molto più muscolocentrica. Cioè lo scopo del programma di base è prime ipotesi, un intermedio. L'intermedio normalmente con i nostri programmi va alla ricerca del volume e riesce a costruire un buon volume di allenamento perché i carichi non sono ancora molto elevati, la capacità di costruire effort non è ancora molto elevata. Quindi che cosa succede? Voglio andare a impostare, dare un primo mesociclo di lavoro per la prima volta in cui si va a parametrare molto bene il tempo e si cerca di dire ok, perfetto, questo è il volume, devi sicuramente ricercare di migliorare i carichi, devi sicuramente cercare di migliorare l'intensità, però fai un giro, tra virgolette, in cui la visione tua deve essere una visione muscolocentrica, cioè ti devi agganciare al muscolo e devi cercare di rendere in realtà l'esercizio quanto più difficile possibile. Il modo migliore per farlo è rallentare il tempo di esecuzione e parametrarlo, cioè non vai ad attaccare il set grindando, tra virgolette, quindi con la massima intensità e stamina possibile in cui cerchi di accelerare per cercare di macinare quante più ripetizioni possibili, oppure a un carico che è molto importante e quindi cerchi di rendere lo schema motorio quanto più semplice possibile per concretizzare una determinata performance. Questo va bene in alcuni casi, va bene in alcuni contesti, però si deve sempre tornare un po' alle basi, si deve sempre gettare un tessuto in cui la visione è il carico avrà sempre la vittoria, il carico vincerà sempre, mi schiaccerà sempre, quindi quello che devo fare in realtà è stare dalla parte del carico, non dalla parte del muscolo, perché entrambi vogliamo entrare in muscolo, quindi da questo punto di vista voglio rendere il carico quanto più difficile possibile per il distretto target. Quindi il modo migliore per farlo qual è? Quello di rallentare l'esecuzione e cercare di agganciarmi a ogni singolo tratto di ROM sul muscolo, cioè devo capire come ogni singolo tratto di ROM deve, può concretamente anzi, andare a coinvolgere al massimo il distretto target. Faccio un esempio: in un hack squat io posso sicuramente scendere in maniera un po' più veloce, tra virgolette, arrivo in basso e la sparo e vado a spingere verso l'alto. Nel momento in cui ho un'esecuzione un po' più lenta, una visione un po' più muscolocentrica rivolta al quadricipite nello specifico, quello che faccio è che in fase di discesa io vado sempre a parità di forma, però qua è un gioco di esterocezione, un gioco diciamo un po' più mentale, tra virgolette, di visualizzazione, vado a cercare di sparare le ginocchia quanto più in avanti possibile. Di nuovo la forma rimane sempre quella, la forma corretta, però visivamente penso a questo lavoro di estensione che c'è pian piano, di flessione del ginocchio, e nel momento in cui arrivo in basso, quando do la spinta non penso ad andare in alto, ma penso a spingere il piede in alto sulla pedana, quindi figuro come se stessi facendo una leg extension. Questo tipo di esecuzione mi è permessa grazie a tempi molto più lunghi, quindi tempi di esecuzione che nel programma vengono gestiti in funzione allo scopo, in funzione di quello che cerco, e come al solito, se conoscete i nostri programmi, tutto è spiegato e dettagliato in una maniera più importante possibile e più precisa possibile. Nel momento in cui spingo, spingo in alto con la punta e questo mi permette di lavorare su una componente di estensione del ginocchio, quindi concentrarmi molto sull'estensione del ginocchio, quindi automaticamente coinvolgere più i quadricipiti. I carichi ne risentiranno? Sì, molto probabile, però nel momento in cui riesco a standardizzare questo tipo di esecuzione, quando poi tornerò a ricercare il carico, a ricercare il volume, a ricercare l'intensità, sicuramente riuscirò a coinvolgere molto più i quadricipiti nel caso dell'hack squat. Questo per quanto riguarda l'intermedio, è sicuramente un mesociclo che può essere inserito e dovrebbe essere inserito in mezzo o all'inizio di una fase in cui poi successivamente vogliamo ricercare un progressive overload puro, quindi faccio l'esempio, un intermedio che può iniziare con, magari è iniziato con Zeus, deve approcciarsi a Kratos che è un programma in progressive overload puro, allora in questo caso anticipo con Orion, in questo modo già getto dei presupposti di concentrazione sul muscolo, quindi di forma e di esecuzione maniacale, quando andrò su Kratos sarò molto più preciso rispetto a saltare subito su Kratos, saltare su un progressive overload e ricercare il carico puro. Quindi da un certo punto di vista devo ricercare, nel caso di Orion, di rendere l'esercizio quanto più difficile possibile, quindi far cedere il muscolo prima possibile rispetto al carico che sto utilizzando. Questo per quanto riguarda quindi questa fase specifica. Nel caso invece dell'avanzato, dove risulta invece ancora più utile probabilmente come programma, immaginiamo una persona che nel caso dei nostri programmi, per darvi un'idea, è riuscito a superare Kratos, ha fatto anche ADE come programma per l'ipertrofia, che è un programma che poi utilizza il carico, lo shift a tutta la densità.
Questo carico che io ho guadagnato non lo voglio shiftare sulla densità, nel caso di Orion lo voglio shiftare su una visione muscolocentrica e un tipo di lavoro che, al contrario per esempio di Ade, mi dà tregua da un punto di vista di sistema nervoso centrale. Perché questo? Il CNS, il sistema nervoso centrale, più siamo avanzati più inizia a patire botte. Perché? Per quanto io magari quando inizio il mio 8 RM sulla pressa è un 200-300 kg e va bene, dopo quando diventa avanzato il mio 8 RM è 500-550-600 kg, è sempre un 8 RM, quindi il muscolo riesce sempre a chiudere 8 ripetizioni in maniera precisa e brillante, però sul mio sistema nervoso centrale sono sempre 200-300 rispetto a 550-600 kg. Quindi è una differenza che il mio sistema comunque patisce. Per questo, se, e questo è il motivo per cui l'intermedio, come detto, può spingere molto sul volume, nel caso dell'avanzato così non è. A un certo punto, se continuiamo a lavorare spingendo tanto, se continuiamo a lavorare ricercando il volume, ricercando il carico, una metodologia di progressive overload, quello che succede è che iniziamo a bruciarci ogni 6 settimane, ogni 4 settimane, ogni 3 settimane, siamo sempre bruciati da un punto di vista del sistema nervoso. Perché? Perché a un certo punto non riesce più a gestire il carico. Quindi Orion nasce per questo, è un momento di break da questo punto di vista, è un momento in cui quindi che cosa faccio? Dico, ok, perfetto, facciamo un passetto indietro, ricerchiamo sempre un miglioramento su una variabile, però ricerchiamo un miglioramento sul volume, inteso come tempo under tension, time under tension totale, quindi tempo totale sotto tensione. Quindi sempre andarci ad esaurire, sempre un lavoro ad altissima intensità, però quello che vado a fare è che riduco carichi, quindi gestisco dei carichi di base che nella fase di carico non saranno mai quelli utilizzati in una fase di progressive overload, perché già ho un tempo di esecuzione fisso, e una volta fatto questo shifto quello che ho guadagnato da questo punto di vista su un tipo di lavoro molto più lungo in termini di tempo sotto tensione. Questo mi permetterà di avere tanta intensità, avere una visione muscolocentrica, quindi la tensione meccanica come meccanismo di adattamento schizza alle stelle, perché riuscirò a concentrarmi molto di più e riuscirò ad apprezzare un singolo grado di tensione in un singolo tratto di ROM, però il sistema nervoso centrale avrà un break e questo mi permetterà di non soltanto avere un mesociclo di break per il sistema nervoso centrale che potrà recuperare e poi successivamente tornare di nuovo a una fase di progressive overload, però vado a resettare la forma, vado a resettare un attimo l'esecuzione, mi aggancio meglio e reimparo, perché è un discorso che dobbiamo fare sempre in continuazione, reimparo ad agganciarmi al meglio al distretto target anche durante dei compound di lavoro, e questo mi permetterà di riportare tutto quello che ho guadagnato da questo punto di vista nel mio mesociclo successivo, che sarà magari un mesociclo come ADE, un mesociclo di progressive overload. Ricordate sempre che ogni mesociclo deve essere impostato sia in funzione di quello che c'è stato prima, sia in funzione di quello che c'è stato dopo, perché nel caso di Orion quello che ricaverete da questo mesociclo sarà una miglior connessione mente-muscolo con carichi comunque abbastanza elevati, un miglior controllo dello schema motorio e una miglior capacità di attivare al meglio il distretto in ogni singolo tratto, anche quando andrete un po' più veloci. E questa è una skill fondamentale, che è quello che ci interessa, quindi non solo creerete ipertrofia, ma imparerete questa skill. E questa skill sarà fondamentale quando tornerete a un progressive overload, perché questo progressive overload, anche a parità di carichi, anche a parità di esecuzione, quello che volete, sarà in questo caso molto più efficace, perché ci sarà molta meno dispersione di energia, molta più concentrazione sul distretto target, e quindi anche da un punto di vista del sistema nervoso centrale, che patisce tanto la dispersione di energia, sarà fondamentale e riuscirete ad andare molto più a lungo da questo punto di vista. Quindi ricordate sempre, per ogni programma, per ogni mesociclo di lavoro, dovete capire non soltanto l'ipertrofia che vi dà di per sé, ma anche le skill che vi dà, che saranno quelle che poi dovrete riutilizzare col programma successivo. Per questo i mesocicli devono stare in un ordine logico molto preciso, non dovete passare da un metodo all'altro a caso, ma dovete seguire una logica. Quello che guadagnate come skill la dovete rigiocare, rispendere su un qualcosa di migliore successivamente, ok? Su un mesociclo in cui posso effettivamente rigiocarmela. Orion ha anche una parte alimentare, come gli altri programmi, come molti degli altri programmi gran parte, ha anche una parte alimentare, una fase di bulk. Rispetto a Kratos e Ade, è un programma che prevede un input lipidico tendenzialmente un po' più basso. Soltanto nell'ultima fase andiamo anche a eccedere la CG ratio, quindi andiamo a sparare molto alti carboidrati e molto bassi lipidi, ma in fase acuta, quindi per poche settimane, è un discorso che possiamo assolutamente permetterci di fare. Input proteico abbastanza basso, col suggerimento di andare a tamponare molto con aminoacidi essenziali per spingere la proteosintesi, ne ho parlato molto spesso.
e un input glucidico che arriva a essere veramente molto molto importante. Ovviamente le linee alimentari sono degli spunti su un soggetto, un caso studio X, per darvi un'idea, poi dovete adattare tutto quanto come al solito, cioè non è un'alimentazione che dovete seguire paro paro. Quindi è un esempio di un Mario Rossi X che pesa 80 kg, come lo gestirei con Orion in funzione di feedback ipotetici che può avere, però deve essere sempre contestualizzato il tutto. Però questo è molto importante da capire, perché è un programma che, proprio per il metodo di lavoro, che è un metodo di lavoro in cui ci sarà un TUT molto elevato, carichi comunque importanti, quindi una scarica molto importante di glicogeno muscolare che va a essere esaurito molto facilmente, allora è un programma che deve sfruttare proprio questo resintesi di glicogeno. Quindi vogliamo cercare di scaricare e ricaricare, scaricare e ricaricare. Questo permetterà anche al muscolo di sovracompensare le sue scorte, quindi avrà più millimoli di glicogeno per chilo di massa muscolare, perché si abituerà e si allenerà a questa scarica, ricarica, e questo ovviamente ci darà ancora un drive successivo molto importante per il mesociclo successivo, in cui saremo più performanti perché avremo scorte di glicogeno maggiori. Tra parentesi, questa è la ragione per cui lo utilizzo nelle fasi di reverse, perché voglio lavorare su scarica ricarica e portare l'atleta molto più piano sul palco, perché avrà più millimoli di glicogeno per chilo di massa muscolare. Quindi magari un atleta avrà 150 millimoli alla fine della fase di prep, se faccio una reverse mi sale con 200-250 millimoli per chilo di massa muscolare, vuol dire che è un atleta che tiene più glicogeno, quindi il muscolo è molto più grosso, molto più esplosivo, anche a parità tra virgolette di materia strutturale, quindi di massa muscolare vera e propria. Ora, ciò detto, quindi è un programma che spinge molto l'alimentazione, spinge molto la componente glucidica e deve essere logicamente personalizzato. C'è un gap molto importante tra i giorni off e i giorni on, questo perché nei giorni off io voglio ricercare una calma insulinica quanto più possibile importante, perché questo perché logicamente nei giorni on avrò una carica di carboidrati molto molto importante. Cosa molto importante, quante cose sto dicendo importante? È un programma che in questo caso consiglia anche caldamente l'utilizzo del cardio, cardio che viene gestito sia per modulare lo shift di utilizzo dei substrati, cioè se nei giorni on sto così alto di carbo, allora nei giorni off voglio utilizzare del cardio LIS e un alto apporto lipidico, proprio per cercare di avere una maggior calma insulinica, ma soprattutto di utilizzare un po' più i grassi, quindi mantenere una buona flessibilità metabolica. Ma è anche e soprattutto un programma che prevede il cardio per una questione di recupero, perché di nuovo non sarà uno stimolo neurale troppo importante, saremo abbastanza freschi e proprio quest'alta mole di carboidrati, questo lavoro di scarica e ricarica del glicogeno permette al muscolo di avere quel filo di cardio, per esempio su bike, quello che io consiglio personalmente perché mi trovo bene, quel filo di cardio che permette di creare pompaggio sul distretto, non scaricarlo troppo, ma anzi rendere il distretto molto più recettivo da un punto di vista glucidico, quindi ricaricarlo molto molto bene e quindi essere più performante, nonché mantenere alti ed elevati i livelli di fitness. Questa è una panoramica generale per Orion. Io ci tengo a concludere con una cosa, prima di dirvi il perché del nome, ci tengo a concludere con una cosa. Come al solito non è un programma per tutti, nel senso che non è un programma che voi dovete pensare ah ok perfetto, me lo scarico, vado e lo riapplico in palestra. Come ogni nostro programma contiene più di un centinaio di allenamenti divisi per, come detto, microcicli di lavoro, ma siete voi a dover impostare il tutto. La split è una split in 5 giorni, quindi petto, dorso, gambe, braccia e spalle. Questi sono 5 giorni e ci sono 2 rotazioni, quindi 10 allenamenti da questo punto di vista. Dovete voi impostare in funzione delle vostre carenze, quindi in questo caso, e nel programma viene spiegato tutto nei minimi dettagli, in questo caso potete spingere, potete decidere di fare soltanto una rotazione sulle braccia, una sulle gambe, potete fare petto, dorso, gambe, braccia, spalle per 2 rotazioni ciascuna, quindi 20 sessioni totali all'interno del vostro microciclo. E poi ci sono le giornate di workout addizionali, che in questo caso, in questo programma, sono divise in funzione dei giorni, quindi per la mia giornata petto ci avrò un workout addizionale di bicipiti o un workout addizionale di braccia, quindi bicipiti più tricipiti, o un workout addizionale di spalle. Per la schiena avrò un workout addizionale eventualmente di femorali, per le gambe non c'è workout addizionale, per le spalle ho un workout addizionale di tricipiti o braccia o petto, eccetera eccetera, ok? Quindi questa è l'impostazione. Poi ci sono i richiami che possono essere inseriti extra, insomma. Tutto questo per dire che è una modified split come splittaggio, quindi è diverso come splittaggio da tutti gli altri programmi, e nel programma viene spiegato come impostare il tuo personale, il vostro personale allenamento e la vostra personale split. Ci sono diversi esempi, se sei carente di gambe, se sei carente di petto, se vuoi puntare sul dorso, se vuoi migliorare questo. Non è un programma che prendi scarichi e ti migliora in generale, è un programma che prendi scarichi e dici ok, come compongo la mia split? Faccio questo, faccio quest'altro, sono carente di dorso, eccetera. E logicamente c'è il gruppo Facebook a disposizione a cui ti puoi iscrivere per ricevere domande, risposte, per fare domande, ricevere risposte, chiedere dubbi, questo e quest'altro. Ciò detto, l'ultima particolarità che voglio fare, quindi
Sì, non è un programma per tutti, non è un programma che scarichi, vai e riapplichi, è un programma che devi studiare, devi capire, perché i nostri programmi sono in primis un'esperienza formativa, cioè spieghiamo la logica di ogni singola scelta, di ogni singolo esercizio, il perché facciamo questo, facciamo quest'altro, spieghiamo tutto quanto in modo che sia un'esperienza formativa e che le persone possano riutilizzarlo per capire esattamente, ok, questo mesociclo funziona per questo e quest'altro, questo lo posso utilizzare in questo contesto, e alla fine, programma dopo programma, avranno un'idea generale di come muoversi in autonomia nel mondo della programmazione dell'allenamento. Ok, perfetto, è così che funziona la programmazione dell'allenamento, ed è un qualcosa di pratico. Abbiamo un libro per tutta la teoria del mondo, i programmi sono la pratica, quindi non è qualcosa che prendete e stampate, ma è un qualcosa che dovete un minimo studiare, ok? Quindi non è rivolto a tutti quanti, non è uno di quei programmi che prendi, rifai in palestra, che deve essere rivolto al neofita, eccetera. Va bene neofita, va bene le persone che sono alle prime armi, però ci deve essere la voglia di studiare, ok? Questa è una cosa molto molto importante. E l'ultima cosa con cui concludo, perché si chiama Orion, due motivi principali. Il primo motivo è il motivo un po' più mio, tra virgolette. Orion è una costellazione in cui c'è Betelgeuse, che è una stella che teoricamente potrebbe già essere esplosa, oppure dovrebbe essere esplosa, esploderà in una supernova, è una supergigante rossa. Quindi, in termini astrofisici, è un qualcosa che potrebbe esplodere da un momento all'altro, quindi nei prossimi 100.000 anni, che è poco in termini astrofisici, e quindi io ogni sera d'inverno, che qua la vedo esattamente in quel punto, vedo la costellazione di Orione, ogni sera vado a vedere perché spero che nella mia vita esploda, perché la supernova è uno spettacolo, probabilmente uno degli spettacoli più meravigliosi dell'universo, sicuramente il più meraviglioso che possiamo vedere noi dalla Terra senza strumentazione, è un qualcosa che si vedrebbe anche di giorno, quindi io ho questa speranza, e quindi sono molto fissato con la costellazione da questo punto di vista di Orione. E il secondo, i colori, ragazzi, i colori del programma sono i colori dell'album Master of Puppets, di cui Orion è il mio pezzo migliore, il mio pezzo preferito, quello che mi piace di più in assoluto, uno dei migliori di Metallica, e per questo si chiama Orion e non Orione, perché è quel pezzo per me esiste soltanto Orion. Orione è un nome che neanche conosco, quindi questa è la piccola curiosità del perché del nome. Ragazzi, qualsiasi commento, domanda, tutto qua sotto in descrizione, e potete trovarlo su rhinonation.co.uk, nel nostro shop dove ci sono tutti i programmi, ovviamente è in italiano, ci sarà anche la versione inglese, tra poco tradurremo tutti i programmi anche per il mercato inglese, comunque lo trovate in italiano.